ragazzi, nuovo video, questa volta prodotti finiti dopo tanto tempo. Allora, tutte le cose che vi farò vedere sono praticamente le cose finite nel 2019, perché mi sono dimenticata di farvi vedere i prodotti. Per cui vi già anticipo che la cioè, è uno scatolone grande, non ci sta neanche nell'inquadratura. Per farvi capire, è uno scatolone grandissimo con tanti prodotti. Ovviamente il video si dura tanto, lo divido, sceglierò quei 20 prodotti da farvi vedere in questo video e poi farò altri video uguali a questi, dove vi farò vedere sempre gli stessi prodotti, cioè gli stessi prodotti, i prodotti diversi che avrò finito, cioè in pratica ho finito da tanto, per cui ve le faccio vedere. Cioè iniziamo adesso, prima che dura un po' troppo questo video. Intanto seguitemi su Instagram, mi sto impappinando, seguitemi su Instagram, che lì sapete prima quello che metto su YouTube. Se sentite il rumore è il mio cane che fa questi versi, praticamente sta dormendo. Comunque, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e lasciate un commentino qua sotto. Iniziamo questo video che è meglio. Allora, come non possono mancare le mie pastiglie della Dixon, questa volta c'è la novità che è questa di 4 in 1, questa qua, e vi assicuro che queste pastiglie che hanno aggiunto un detersivo in più sono fantastiche. Il profumo è ottimo e i vestiti me li lava, che è una meraviglia. Per cui queste ve le consiglio di sicuro. Come prezzo è un po' esagerato, perché 10 euro sono 36, però a me mi sono durate tanto. Per cui queste ve le consiglio perché è ottima, sia come marca che come fanno il loro dovere. Ovviamente non dovete sbagliare le temperature, perché qua ci sono dai 30 a 60 gradi, per cui dovete leggere dietro. Adesso vabbè, non è che sto lì a fare il cinema praticamente. Comunque dietro c'è tutto quello che vi spiega di come mettere i vestiti e i gradi, perché ci sono persone che sbagliano quando comprano queste pastiglie e poi si vanno a lamentare che non si trovano bene. No, è perché siete voi che sbagliate a metterlo, cioè non è che, perché sennò io non mi trovavo così bene, a me non mi è mai successo sta cosa, per cui io ve le straconsiglio. E questo è il prodotto della novità uscita del 2020, perché io sto registrando 2020. Questo prodotto qua l'ho preso a dicembre, no, è uscito il 2019. Oh mamma, adesso mi sto confondendo, per cui vabbè, comunque andiamo avanti. E poi chi è interessato basta che scrivermelo qua sotto, che poi vi spiego anche in privato. Ovviamente ho finito il sapone di bucato Marsiglia. Allora, questo l'ha preso il mio ragazzo perché voleva provarlo. Come odore è una bomba, perché lo metti sui vestiti e il profumo di Marsiglia. Per cui questo potrei anche consigliarvelo. Questo è 18 lavaggi, ovviamente liquido. Questo serve solo se siete in 2 barra dovete, che ne so, non siete in tanti in casa, per cui è più consigliabile usare questo qua, che con poco prodotto 18 lavaggi vi resta. Però è buono come odore, per cui l'ha comprato il mio ragazzo e mi sono trovata bene. Poi lo prenderò un'altra volta perché è molto buono. Poi queste pastiglie anticalcare della lavatrice. Allora, queste non ho trovato nessun risultato ottimo o qualcosa di buono, perché sinceramente a me facevano un po', in poche parole, cagare. Cioè, diciamoci la verità. Per cui
non è che c'è stato così tanto cambiamento, non c'è stato niente, almeno poi non lo so. Comunque queste qua l'ho prese, se non sbaglio, all'LD, se non mi sbaglio, e non lo so, costavano di meno, però non so, non ha tanto, e diciamo che fanno un po' cagare, cioè in poche parole io mi sono trovata male, poi non lo so. Poi ho finito questo qua della Nivea, questo qua ha un buon odore e non è male, lascia un po' l'odore quando ti lavi. Questo qua è della Car e Carner, qualcosa del genere, dei 750 ml, dura tanto, perché 750 ml dura tanto, per cui mi sono trovata bene con questo, però in un profumo che non so se ce l'ho, adesso vediamo, se ce l'ho ve lo faccio vedere. Non è questo quello che mi ha colpito di più, ma è l'altro, che adesso vediamo se riuscirò a farvelo vedere, se no niente. Comunque io prendo sempre questa perché è ottima, mi sono trovata bene. Poi queste salviettine qua, queste salviettine che sono 60 salviettine e rimuove anche, no, è per le pelle normale, rimuove anche il waterproof, della Fresh Clean. Allora sinceramente fanno cagare, non mi sono trovata bene, scusate se dico così ma sono abituata a dire così, non lo so. Comunque non mi sono trovata tanto bene, a parte che non finivano più, perché 60 non finivano più, io li prendevo, oh ma qui prendo ma non finiscono, e per cui non è che mi hanno colpito tanto. Infatti gli occhi, adesso non mi ricordo perché è passato tanto, non mi ricordo se mi bruciavano gli occhi oppure no. Comunque diciamo che è cioè secondo me sono bocciati, non mi piace, ma anche con la marca non è che mi piace tanto. Questo non ne parliamo, ancora peggio. Questo qui però per l'intimo. Sono talmente sottili che appena ti pulisci, no, è come se non stai usando niente, per farvi capire. Per cui fanno schifo, a me non piacciono e sono bocciatissime. Sono 20 salviettine dell'intimo, sempre della Clean. Però queste sono bocciate, non ce la faccio, non vedevo l'ora che finivano, era un continuo che tiravo su, non finivo, tiravo su, allora finiscono, alla fine l'ho usate per qualcos'altro, perché sinceramente non mi sono piaciute. Poi questo qui, ovviamente questo lo prendiamo sempre, quello del bagno anticalcale della Quasar. Questo vabbè, non c'è niente da dire, perché lo compriamo sempre ed è buono come prodotto, cioè pulisce bene il bagno eccetera, per cui ve lo anche consiglio perché è molto buono, per cui non c'ho niente da dire. Allora voi non vi rendete, oh mio Dio, voi non vi rendete conto, ma io sto buttando tutto per terra, avrò la pigna di tante cose da buttare, che sarà pieno il sacchetto della spazzatura, per farvi capire. Questo è. Però vabbè, andiamo avanti, che meglio. Allora, questo qua è il prodotto, questo, oh mio Dio, è per il mio cane. Questo qua l'avevo comprato da Moreno, che costava 3 euro. È uno spray dove praticamente lo spruzzate dietro al sedere del vostro cane, per far sì che il maschio, ovviamente la mia è una femmina, vabbè adesso è sterilizzata, però prima quando non era sterilizzata aveva le sue cose, per farvi capire in modo, e tutte le volte il mio cugino ha il cane, tutte le volte questo cane andava sempre vicino alla mia per... Allora ho deciso, perché non provare questo prodotto per vedere se funziona? Sì, l'ho preso, l'ho spruzzato, perché ovviamente cioè, il mio cane deve andare fuori in giro, fare la pipì e i bisogni. Ma
essendoci questo cane qui, ovviamente è difficile farlo andare fare andare in giro a passeggio se c'è. In poche parole, lo spruzzate dietro il sedere e da quello che c'è scritto, che è un profumo, dovrebbe far allontanare il maschio per far sì che non si avvicina dalla femmina quando in calore. Invece non è così. Invece di farla allontanare, la fa avvicinare. Per cui è un prodotto di... in poche parole. Perché quello che c'è scritto è antiodore, che impedisce la molesta del maschio indesiderato durante la vostra passeggiata. Questo c'è scritto, ma secondo me questo prodotto, invece di farlo allontanare, lo fa avvicinare di più. Infatti il cane si avvicinava sempre di più alla mia. Alla fine ho deciso di non portarla più giù fino a quando non abbiamo poi sterilizzata, perché non ce la facevo più. Questo è un prodotto da bocciare, per cui mi raccomando, non compratelo se avete il cane in calore, perché non è adatto. Per cui via, che è meglio. Poi passiamo a questo della Vidal, questo bagno doccia muschio bianco. Allora, questo non è male. Non è male come odore, eccetera, però non mi fa tanto impazzire. Non lo so, mia mamma lo compra, però sinceramente non è che sia una cosa tanto... Non mi ha fatto impazzire, questo. Cioè, è buono, ma non mi fa tanto impazzire da dire wow, lo ricompro tutte le volte, no. Poi, passiamo a questi, che sono carini. È la carta igienica all'unicorno, che c'era proprio l'unicorno di carta igienica. Con questo mi sono trovata bene. Poi erano anche carini perché c'era l'unicorno. Adesso non so se si vede. Comunque, sì. C'è praticamente... erano tre. No, sono da tre veli. E mi sono trovata bene, dell'unicorno. Costano forse 2 euro a quel sapone, lo trovate, se siete interessati. Perché è molto molto bello. Cioè, li vedi proprio sulla carta igienica, l'unicorno, eccetera. Però, sono trovata bene. Per cui questo potrei anche ricomprarlo. Ripeto, scusate per il rumore del mio cane, che russa, ma perché sta dormendo e non ci posso fare niente. Poi... passiamo a questi. Credo che dovrei fare un altro video perché ci sono troppi prodotti. Comunque, passiamo alle salviettine struccanti di olio micellare. Queste sono 20 e non mi ricordo come mi sono trovata, ma credo che non li ricomprerei perché credo che non mi sono trovata bene, per cui non mi ricordo perché è passato tanto, ma non penso che li ricomprerei, che sono questi qua. Ok, siccome sono già 14 minuti, che è già un po' troppo, non voglio far durare tanto questo video solo per farvi vedere dei prodotti, anche perché di sicuro credo che vi annoiate, per cui lo accorcio. Per cui chiudo qua, ci vediamo alla seconda parte di prodotti finiti, giustamente, nell'altro video, che è meglio. Per cui, se questi prodotti vi sono piaciuti e se l'avete provato, fatemelo sapere sotto in questo video. Io spero che ho detto quello che penso e come mi sono trovata di questi prodotti. Comunque, un bel like, iscrivetevi al canale, ricordatevi di Instagram, di iscrivervi, di seguirmi su Instagram, e ci vediamo al prossimo video con la seconda parte. Non so se lo metterò insieme, se lo metterò nel secondo giorno oppure lo vedete più avanti, non lo so. Comunque, meglio che chiudo, ci vediamo al prossimo video.